Ciao a tutti e bentornati. Mi chiamo Saladriel e questo è Dungeon Master. Siamo al terzo episodio e stiamo esplorando il primo livello. Stiamo cercando di capire se questo emulatore è in grado di salvare in maniera leggibile. Sì, loading game, ce la sta facendo, molto bene. Chi ha visto la seconda puntata sa di cosa sto parlando. Bene. E ci siamo fermati all'interno di una grande sala, in una piccola alcova, in un piccolo corridoio che protrude da quella sala, un vicolo cieco, al fondo del quale abbiamo trovato alcuni oggetti interessanti, tre fiaschette di vetro nelle quali lanciare degli incantesimi di pozione, due pergamene che ci hanno insegnato un nuovo incantesimo perché l'altro lo conoscevamo già, avendo giocato con i simboli magici. E questo nuovo incantesimo è l'incantesimo per curare il veleno, un antidoto. E sì, mi veniva in mente mentre, eccoci qua, prendevo a registrare questo episodio subito dopo l'altro, che è bello, è bellissima questa cosa, parlando di magia. Vedete il simbolo di potere? Poi l'elemento V, la vita, e lanciando semplicemente V all'interno di una fiaschetta otteniamo una pozione che ci dà vita, ci cura le ferite. Ma se noi la vita mettiamo aiuto, l'incantesimo diventa leggermente diverso. È un incantesimo che aiuta, quindi è un incantesimo che usa la vita, ma nella forma, perché il terzo simbolo è quello della forma, nella forma di aiuto. In che modo aiuta la vita? Combattendo ciò che la danneggia, quindi combattendo il veleno. E è bello anche entrare un po' nella filosofia della magia di Dungeon Master. Bene, prepariamo una torcia magica. E via, siamo pronti ad andare. Come dicevo, siamo all'interno di una grossa stanza che qui presenta una porta, una piastra a pressione e una gemma incastonata nella parete. Vedete di nuovo, è inutile aprire subito la porta. Prima esploriamo la stanza. Quello che c'è dietro la porta rimane lì. Ok, da questo lato abbiamo una torcia e degli oggetti per terra. Da questo lato abbiamo la porta, il corridoio da quale siamo entrati. Questo è il corridoio che conteneva le fiaschette e le pergamene. E qui non abbiamo nulla. La luce si sta abbassando, ma abbiamo Gothmog pronto con una torcia magica. La prossima gliela facciamo fare con un po' più potente. Andiamo a prendere la torcia appesa alla parete. Ok. La mela. Diamo un po' di carico anche a Stam e Zed. E le due forme di formaggio. Ecco, il formaggio è un altro elemento molto nutriente all'interno di questo gioco. Bene, e andiamo a cercare di capire come aprire questa porta. Vedete, non abbiamo chiavi, non ci sono serrature. Sarà forse questa? No, non è la piastra a pressione. Questa gemma? Ah, è un pulsante che apre la porta. La piastra a pressione cosa fa? La richiude. Bene, semplicemente basta fare il giro intorno alla piastra a pressione. Un'altra porta chiusa. Due vie. Esploriamo prima a sinistra. Le mie memorie non sono così precise, quindi una leva che da sola sembra non fare assolutamente nulla. Andiamo a vedere dall'altro corridoio. Una fontana. Beh, non è il caso di bere, abbiamo fatto il pieno di acqua poco fa, però potrebbe essere il caso di mangiare di nuovo qualcosa, che ne dite? Vedete, camminando molto, i personaggi si stancano e per recuperare la stamina consumano parecchio cibo. Ah, Stam ce ne ha. Zed poco, diamogli una mela. Ok. Qua c'è un'altra leva. Abbassando anche lei, apriamo la porta. Il gioco ci sta insegnando un'altra cosa. Guarda, fa attenzione. Alcune porte richiedono di un meccanismo più complesso per poter essere aperte. Cerchiamo di ricordarcelo. Gothmog non è ancora pronto a lanciare questo incantesimo. Va bene. Un bivio.
Non me lo ricordo a memoria, ma seguendo l'istinto andrei prima da questa parte qui. Ah, ok, una porta chiusa a chiave, vedete? E non abbiamo la serratura. Perfetto. Quindi non ci resta che esplorare dall'altra parte, dove molto facilmente troveremo la chiave per aprire quella serratura. Vediamo. Ok, si sta facendo buio. Gotomog ce la fai? Non ancora. Zed. Ok, una stanza con un'altra fontana. Qui per terra non c'è niente. Continuiamo. Oh, un teletrasporto. Ah, to close the pit, leave valuable on the floor. Avete notato questa cosa? Siamo entrati nel teletrasporto e non ci ha teletrasportati. Ci ha lasciati lì. Questo vuol dire che ci sono dei teletrasporti che non funzionano? O forse un oggetto di valore? Beh, proviamo a lasciargli questa pergamena. O forse quel teletrasporto non teletrasporta le creature viventi, ma soltanto gli oggetti lasciati a terra. Guardate qua. E qui cosa abbiamo? Una stella ninja che diamo a Gotmog. Me lo vedo bene, vestito di scuro che lancia sassi e stelle ninja. Bene. Una chiave. Vi ricordate la serratura che ci ha bloccato prima? Oh, e la pergamena. Il buco non si riapre. Quindi abbiamo perso l'opportunità di esplorare cosa c'era dietro. Non mi sembra di ricordare ci fosse nulla di che, ma in ogni caso ormai è andata. Proseguiamo, torniamo sui nostri passi. Quindi abbiamo imparato una cosa nuova, ci sono dei teletrasporti che non teletrasportano noi, ma soltanto gli oggetti. Ok, da qui ci siamo arrivati. E qui c'è la chiave. Dietro ci sono dei passi. Nel frattempo controllo solo una cosa. Taglio. Voglio solo controllare che la registrazione stia andando bene. Ci vediamo fra qualche istante. Rieccomi qua, tutto a posto. Così. Ogni tanto mi piace dare un'occhiata. Apriamo la porta. E facciamo attenzione alle mummie a questo punto. Una stanza bella grossa. Un gruppo di tre mummie. Bene. Attacchiamo la distanza finché possiamo. Belle resistenti. Le mummie sono un po' più potenti degli screamer. Si sono spostate e hanno schivato l'attacco. Abbiamo praticamente finito i proiettili. E adesso ci tocca combattere in corpo a corpo. Bene. Facciamo così. Proviamo a far combattere Gotmog. Vedete Stam com'è ferito? Diamogli una bella pezzone di guarigione. Ahia, Stam se le sta prendendo di santa ragione. Ah già, giusto. Zed non può più combattere perché l'ho messo nel rango. Nel rango dietro. Ma è stato interessante perché ho fatto allenare un pochettino Gotmog. Bene. Recuperiamo i nostri oggetti, le nostre armi da lancio. Curiamo Stam. Vediamo se Wuff è di nuovo in grado di usare Pon. Dai, su. Oh, bravo Wuff. Questo è un bel allenamento per lui. Ok, Gotmog. Sicuramente non è stato in grado di lanciarlo, lo sapevo, ma è un allenamento anche quello. Fallire il lancio di un incantesimo, comunque, permette lo stesso, anche se in maniera diversa, al mago di allenarsi. Bene, non si è riuscito a lanciare l'incantesimo, va bene così.
Usiamo quella di Zed. Potrei semplicemente farli dormire, ma a questo punto mi perderei l'addestramento dei personaggi. Ok. Vediamo un po'. Oh, bravo Zed, ottimo. Ok. A questo punto direi di aspettare. In modo che si carichi bene la barra del mana. Così potremo lanciarlo a difficoltà più elevata e farlo avanzare di più di livello. Raccogliamo le nostre armi a distanza. Ok. Di qua non c'è niente, qua c'è. Oh, una moneta di rame. Adesso vi faccio vedere una piccola chicca. Guardate, io posso mettere la moneta nella mano destra, nella mano attiva di un personaggio, cliccarci sopra, flip, lancio la moneta. Oh, è venuto testa. Croce. È carino, è un piccolo tocco. È un piccolo tocco di classe all'interno del gioco. È una di quelle piccole cose che lo rende diverso, è un passo superiore a tanti suoi cloni. Come un'altra cosa che non vi ho ancora fatto notare, il fatto che il gioco è completamente in tempo reale. Appena ne avremo l'occasione vi farò vedere cosa intendo. Qua, visto che l'esplorazione ci premia sempre, abbiamo una torcia. Bene. Ok. Continuiamo sui nostri passi. Mettiamo pure la moneta in tasca. Gothmog. Una bella torcia magica, bravo. La torcia magica è un incantesimo piuttosto semplice da lanciare, non è detto che faccia avanzare di livello chi lo lancia. Qui abbiamo un teletrasporto. È una porta che si chiude senza nessun interruttore per aprirla. È una scritta: None shall pass, nessuno riuscirà a passare. Andiamo a vedere qua. Sentite il rumore, sta facendo qualcosa del teletrasporto, ma non ci muoviamo. Guardate cosa succede. Se io lancio un oggetto, il teletrasporto funziona in modo da teletrasportare chi cerca di attraversarlo un passo indietro in questa direzione, rendendo di fatto impossibile l'accesso a questa cesta. Da questa parte è un teletrasporto unidirezionale, a quanto pare, e da questa parte una scritta minatoria, minacciosa, che ci dice nessuno potrà passare. È una porta chiusa. Impariamo qualcos'altro in più sul gioco, vi va? Sentite? Oh, al primo colpo, grande stam. Alcuni tipi di porte, quelle di legno non rinforzate, possono essere abbattute. Quello che vi dicevo prima, riguardo alla varietà delle porte, ogni porta ha le sue caratteristiche. Mi sembra che anche le grate possano essere abbattute, ma a livelli molto avanzati da guerriero con armi molto potenti o lanciando incantesimi devastanti. Adesso sì, possiamo mettere mano sulla cesta e raccogliere il nostro premio. Ah, bevi queste per ottenere una difesa magica. Queste pozioni, se bevute, creano Yap Potion, uno scudo magico. Bene, utili per i guerrieri. Già. Bene, questa è una cesta che possiamo riempire. Direi con del cibo a questo punto, in modo da occupare meno posto nello zaino. E ottimizzare il trasporto, il peso se lo porterà sulle spalle Stam, che comunque ha le spalle belle larghe. Yap Potion, vediamo un po'. Non me la ricordo questa, è un incantesimo che pensavo di ricordarmi a memoria, ma non mi ricordo.
Ah, eccolo qui. Ya è il simbolo della Terra. Vediamo se ho ragione. No? Non è lui. Abbiamo scoperto un altro incantesimo, Ma Potion. Un incantesimo che, se non ricordo male, fa recuperare la stamina. Ah, è sicuramente un incantesimo che contiene il simbolo della terra. Non mi ricordo però. Fammi un po' vedere se nella forma c'è qualcosa che sa di difesa. Magari fammi un po' vedere. Così facciamo allenare Zed. Non ricordandomi a memoria questo incantesimo. Abbiamo la bellissima opportunità di capire com'è che si gioca a Dungeon Master. Come gioca un neofita, uno che ha appena iniziato a giocare. Si smanetta con i simboli. Sicuramente, vedete qua, si chiama Ya e c'è il simbolo della terra. Vediamo un po' se nella forma. Dunque. Ven. Io no. Cat no, perché è l'esatto opposto. Questo è uno shockwave, è un'onda d'urto. No. Tra l'altro consuma una valangata di mana. Bene, alleniamo Gothmog allora. Ah. Oh. Degli screamer. Tra l'altro ci vedono, ma non possono raggiungerci. Possiamo giocare a bombardarli. Mentre. Vedete, hanno cercato di passare, ma sicuramente sono rimasti dall'altra parte. Quindi possiamo bombardarli a distanza finché abbiamo armi. Meno uno. Meno due. Meno tre. Meno quattro. Perfetto. Bene, 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 bene. Cerchiamo di recuperare questa pozione. Vi va? No, perché il volo c'entra poco. Uno. Uno. Cinque. Non me la ricordo. Ah, beh, facciamo ancora un tentativo con questo simbolo, poi riprendiamo l'esplorazione. Non voglio tediarvi, ma avete capito il concetto. È divertente, sperimentare. Eccola qua. E sì, uso la terra nella forma di aiuto, di abbraccio, in questo caso di protezione. Bello, 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 bello. Mi piace. È uno dei motivi per cui amo questo gioco. Vedete, sperimentando abbiamo scoperto un incantesimo che non conoscevamo ancora, nessuno ci aveva ancora detto. L'influenza dell'acqua ci dona vita, l'influenza della terra ci dona resistenza, robustezza, ci fa recuperare la stamina. L'influenza dell'acqua sotto forma di abbraccio aiuta la vita e quindi ci cura dal veleno. L'influenza della terra sotto forma di abbraccio aiuta la nostra resistenza, incrementa la nostra resistenza e crea uno scudo magico. Proviamo a berlo, visto che l'abbiamo creato in più, in surplus. Vedete? Zed in questo momento è circondato da un alone azzurro.
Vuol dire che è protetto. Bene, 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 bene. Amo questo gioco. Uno, due. Ah, dai, Zed, ti meriti di lanciare un incantesimo e magari anche di passare di livello. Che ne dici? Non ce la fai? Sì, so che ce la puoi fare. So che ce la puoi fare. Questo è di Zed, intanto. E glielo lasciamo qua. Gothmog ha i suoi sassi e noi andiamo a recuperare i nostri oggetti. Qua c'è soltanto la pergamena. Questa torcia è praticamente da buttare, ma teniamola finché dura, così la risparmiamo. Perché è vero che l'ho potuta lasciare da quella piastra a pressione là, ma è anche vero che è meglio non abusare delle risorse che abbiamo. Ok, dov'è? Non ancora. Così ci godiamo anche un po' la luce dinamica, no? È veramente arduo. Non so voi, ma io sto iniziando a far fatica a capirci qualcosa. No, beh, si capisce, ma bisogna aguzzare proprio l'occhio. Siamo all'interno di questa stanza, nella quale per terra sembra non esserci nulla. Ok. Ok, con questo corridoio. Sentite, facciamo così. Lasciamo cadere la torcia e prendiamone una. No, ho usato il simbolo sbagliato. E prendiamone una funzionante. Oh, là, siamo tornati a vedere. Questa ce la potremmo quasi quasi portare dietro, tanto siamo ancora leggeri. Questa qua è quella consumata, ok. Questa invece è ancora bella intera, bene, e la diamo a Stam. Casomai dovessimo lasciare dietro qualche oggetto di nuovo per risolvere degli enigmi. Allora, intanto, sbaglio o abbiamo un coltello in meno o l'abbiamo lasciato a qualcun altro? Sì, un coltello e una stella ninja, ci siamo persi. Com'è possibile? Ah, certo. Parlando, chiacchierando e un po' per quello, un po' per il buio ci siamo lasciati dietro un po' di cose. Allora, carichiamoci pure il cibo che ci serve, recuperiamo le nostre armi. Ah, intanto Zed ha di nuovo abbastanza punti magici per poter lanciare l'incantesimo. Bravo Zed, e lo diamo a Woof. Molto bene. Adesso mi sento bene. Usiamo pure il tastierino e procediamo. Porta chiusa, fontana. Abbiamo sete? No. E una scritta, questa fontana accetta un desiderio. Io desidero tanto che questa porta si apra. Oh, ho una moneta. La prima volta ci ho messo un po' a risolvere questo enigma. Bene. Oh, una porta che protegge una spada. No, non siamo ancora abbastanza forti per poterla buttare giù. Vedete? Almeno, credo. Sì, lo so, il suono di metallo contro metallo non dovrebbe fare quello, ma va bene. Lì c'è uno screamer e qui altri oggetti e una leva. Questa è una borraccia. Bene. Woof ne ha già. Gothmog ne ha già una e diamo a Woof l'altra. Un'altra stella ninja, bravo, bene. Quattro, sbaglio, è scesa un po' la luce. Sì, esatto. Una mela, la diamo a Woof. Questa leva, che sicuramente ha aperto quella grata. Ora, infilarmi in quella stanza potrebbe essere poco saggio. Per il semplice fatto che c'è questo screamer qua, che tra l'altro è più potente degli altri. Vedete com'è resistente? Ok. Oh! Woof avanza di livello con una velocità incredibile.
bene. L'abbiamo buttato giù alla fine. Vediamo un po' cosa è successo. Wuff, è diventato un Journeyman Ninja. E guardate qua, la forza è salita, la destrezza è salita e la vitalità è salita. Vedete? Il valore di destra è quello massimo, quello di sinistra è quello attuale. Lui ha guadagnato un livello e le statistiche ci mettono un po' a salire. È come se il suo corpo si irrobustisse piano piano. Devo sempre farvi vedere cosa intendo per in tempo reale. Un po' l'avete già capito, nel senso che se io lancio questo oggetto e mi sposto, vedete, lui continua a muoversi. In tanti altri giochi di questo tipo, per citarne uno, ad esempio, oh sì, conteneva un altro shuriken, partiva già ferito in partenza quel mostro, quello screamer. Per citarne uno, abbiamo detto Black Crypt. Lanciando un oggetto bisogna aspettare che finisca l'animazione, che è comunque molto più veloce di questa, prima di potersi spostare, o anche lanciando un incantesimo a distanza. Vedrete cosa intendo quando scopriremo il primo proiettile magico. In questo gioco no, quindi mi permette di fare delle vere e proprie, di usare delle vere e proprie tattiche di toccata e fuga. Un altro macete, va bene, lo potrei anche lasciare qua, ma oh! Una leva, chissà che cosa fa. Vediamo se me lo ricordo intanto. È probabile, se non ricordo male, che abbia infatti aperto un passaggio qui. Passaggio nel quale c'è una magical box. Vi ricordate quando... siamo entrati nello specchio di quel mago che mi stavo dimenticando per strada del 24esimo campione, e ne aveva una. Bene, queste Magical Box hanno un uso soltanto, ce ne sono di due tipi, azzurre, e sono questa qua, e verdi. Tutte e due fanno questa cosa qui, freeze life. Congelano letteralmente per qualche secondo quelle azzurre, per qualche secondo in più, forse il doppio del tempo se non ricordo male, quelle verdi, tutto ciò che abbiamo davanti. È un po' come il modulo di stasi di Dead Space. Non la sprecherei in questo momento, ma la terrei in mano, pronta ad essere usata in caso di emergenza. Qua un altro screamer. Quattro screamer. Bene, andiamoci sotto. Questi sono normali, già un po' più fragili. Bene, ancora questo. E poi andiamo di corpo a corpo. Voglio far crescere di livello anche Zed, che purtroppo è un'arma poco potente, ma questo può essere anche un vantaggio, nel senso che essendo poco potente deve usare più attacchi per buttare giù lo stesso nemico e quindi guadagna più esperienza. Tra l'altro, se non ricordo male, questi si spaventano? No, non sono di quelli che si spaventano. Ok, notate la differenza di danno che fa l'ascia di Stam rispetto al macete di Zed. Non vedo l'ora di trovare un'altra arma degna di questo nome. Ok, ci stiamo caricando di cibo. Questa è un'ottima cosa da un punto di vista, ma è pessima dall'altro, nel senso che stiamo appesantendo i nostri personaggi. Poco male, ci basta mangiare, visto che sono quasi tutti affamati e abbiamo una bella porta davanti. Allora, recuperiamo le nostre armi. Una fiaschetta vuota. Uno di quegli screamer aveva con sé una fiaschetta vuota. La diamo a Wuff. Finiamo di raccogliere e poi ci lanciamo una bella pozione di guarigione dentro. Questa stella ninja è di Gothmog. Una torcia che sì, è bella carica e la diamo a Stam. Voilà. Stam è il nostro portatore. Fantastico. Bene, andiamo a vedere cosa c'è di qua. Una sala completamente vuota, non ci sono pulsanti sulle pareti. Molto bene. Qui abbiamo una porta tenuta chiusa dal suo bel pulsante. Vediamo che non ci siano pulsanti a queste pareti, oggetti per terra. No, mi ricordo vagamente il livello, ma non tutto. Bene,
Per cui, bene, andiamoci sotto con Wuff e lanciamo, creiamo una bella pozione di guarigione. Oh, on V, bene. Proseguiamo. Ah sì, prima mangiamo. Così lasciamo anche tempo ai nostri personaggi di recuperare un po' di stamina. Vedete come sono stanchi. Si potrebbe quasi dormire, tanto siamo in una zona sicura. Facciamo così. Cibo ne abbiamo. Eccoci qua. Non mi interessa recuperare tutto il mana, non ho ancora proiettili magici da lanciare, per cui mi basta recuperare la stamina. Sì, buff. Ok, molto bene. Procediamo. Corridoio discretamente tortuoso e quattro mummie. Vorrei poter già usare gli incantesimi da combattimento avanzati. Queste fanno male. Potrebbe essere una buona idea fare così. Uno. Tanto li possiamo ricreare. Parry, se usato correttamente. Ah! Fa danno, ma credo abbia una piccola probabilità. Devo andare a controllare sulla wiki di Dungeon Master. Di bloccare l'attacco del nemico. Ok, molto bene. Vedete che mano a mano che procediamo il gioco diventa più dinamico e io parlo meno tecnico, nel senso che vi devo insegnare meno cose. Ok, qui per terra abbiamo uno scudo, finalmente. E lo diamo a Stam. Buckler. Bene. Può essere usato anche nella mano attiva e può fare block. Fino a quando rimane in grigio così, protegge il personaggio. Ma preferisco lasciarlo nella mano non attiva, dove garantisce un minimo di protezione in più, se non ricordo male. Ora abbiamo consumato le pozioni scudo. Rifacciamole. 2, 1, 5. Ah, è già un incantesimo complicato e Wuff fa fatica a lanciarlo di secondo livello. Bene, questo vuol dire che insisteremo a farglielo lanciare di secondo livello in modo che si impratichisca. A Zed glielo facciamo lanciare di primo. Ne ha già da vendere per allenarsi. Vediamo a Gothmog. Ah, avrei potuto, vedete, ecco, avrei potuto fargli lanciare la torcia magica di secondo livello per prendere esperienza come mago e invece l'ho cancellata per la fretta. Va bene, è un po' che non ci gioco. 1, 1. 5. È un incantesimo piuttosto complesso da lanciare, lo si capisce sia dal fatto che stanno facendo fatica, sia dal fatto che consuma una valangata di mana, letteralmente. Ok, una bella torcia di basso livello e procediamo. Sì, non me ne sono dimenticato e sto solo continuando l'esplorazione. Di qua ci siamo arrivati. Era una porta già aperta. No, ci siamo arrivati di qua. Perché qui c'era l'altra stanza. Sì. Ok. Bene, può succedere. Può succedere di perdere l'orientamento. Avete capito il discorso che ho fatto l'altro giorno? Nella scorsa puntata, cioè oggi, perché poi alla fine il giorno è lo stesso. E intendevo l'altro giorno per voi. Comunque sia, che ho fatto nell'altra puntata. Se per caso facciamo del backtracking, volontario o involontario che sia,
Trovare delle porte già aperte è un segnale che ci fa capire che di lì facilmente ci siamo già passati. Intanto la torcia si sta consumando. Bravo, e una. Ce l'abbiamo qua. L'altra, beh, appena avremo qualcuno in grado di castarla. Ora dare priorità alla luce, possibilmente. Ok, qua abbiamo questa stanza che è veramente grande. Non ci sono pulsanti alle pareti, non me li ricordo, non ci sono oggetti per terra. C'è questa fontana, quest'altra fontana e il corridoio che continua. Io direi di fare una bevuta veloce. Manca Gotmog e poi di procedere con l'esplorazione. Che ne dite? Un'altra stanza con una cesta. Ci sono dei passi in lontananza. Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo girati così, prendiamo la cesta. Oh, una magical box. E la diamo a lui. Tanto cibo. Un'altra fiaschetta vuota e la diamo a Woof. Una pergamena che diamo a Gotmog e poi leggeremo. E del cibo, al quale io aggiungerei quello che già stiamo trasportando. Bene, ora Stam sta portando 30 kg su 52, ce la può fare. Leggiamo questa pergamena, cosa dice? Desven, oh, richiamerà un incantesimo di veleno. Gotmog, lo, des. Che prima vi ho descritto come vuoto e che in realtà rappresenta il deserto, il vuoto, sì. E invoca distruzione, desolazione. Facciamo così. Dormiamo. Così recuperiamo un po' di mana, un po' di stamina e possiamo giocare. Oh! E Ven è questo. Lucio, subito. Ahia, si fanno male. Ho commesso un'imprudenza. Ho dormito con i passi di alcuni mostri. Bene, testiamo l'incantesimo. Oh, un proiettile verde. Signori, quello è un proiettile di veleno. È veleno liquido, trasformato in un proiettile magico e ci permette di avvelenare l'avversario, oltre che causargli del danno. Abbiamo, signore e signori, il nostro primo proiettile magico. Bene, vai. Zed, uccidi la mummia. Mancata. Vedete cosa intendevo per temporeale? Zed sta avanzando di livello lentamente. Non ancora ha preso un livello da guerriero, però guardate, la sua capacità, la sua statistica nascosta interna da guerriero è già abbastanza elevato da permettergli di usare il terzo attacco del macete, quello più potente, il chop, che poi è il secondo dell'ascia. Bene, 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 bene. I nostri piccoli personaggi stanno crescendo. Bene. Quindi abbiamo scoperto che Gotmog adesso può fare male usando la magia. 5. Quindi distruzione, veleno. Distruzione, desolazione, veleno vuol dire che crea un proiettile di veleno condensato che penetra nelle cellule del bersaglio, avvelenandolo. Buff! Allora, lancia un incantesimo di guarigione. Ah, questo è Gotmog. Vabbè, ormai l'abbiamo selezionato e glielo facciamo fare. Va bene. Sto imparando a non sprecare i simboli. È tutto allenamento. Molto bene. Oh sì, te ne lanci uno tu e ti guarisci fino in fondo. Bravo. Ne lanci anche uno così, in modo da fare un po' di scorta. Molto bravo.
Sì, non ho lanciato il secondo incantesimo di scudo magico. Appena abbiamo l'occasione lo farò. Manca la luce, Gothmog. Non ha abbastanza mana e Zed neanche per il cavolo. Iniziamo a richiamare Lo e procediamo per la nostra esplorazione. Pugnale da lancio. Oh, mi ricorda qualcosa questo? Infatti, signori, siamo arrivati alla fine del primo livello. Non so quanto sia stata lunga la puntata. Tenderei a chiudere la nostra esplorazione qui. Prima farei 4, una piccola dormita. Lanciamo un paio di incantesimi e poi possiamo chiudere la puntata. Voglio riuscire a far lanciare a Woof l'incantesimo di scudo del secondo livello. Vediamo se ci riesce. 1, 5. Bravo Woof, tu sì che sei il mio orgoglio. Ok, quindi quello di primo livello lo diamo a lui che ha già l'armatura e quello di secondo livello lo diamo a lui che ha solo lo scudo piccolo. Non mi dà il livello. Questo me lo dà. Questo non me lo dà. Che strano. Va bene. Ok. Ah, forse è quello che abbiamo trovato nella cesta. Forse è direttamente quello che abbiamo trovato nella cesta. Diamo qualche pozione di guarigione anche a loro. Ah, vedete? Il carico ha superato il 50%. Stam è sovraccarico, si sta iniziando a stancare. Diamo qualche torcia a Zed. Questa qua è quella consumata e la possiamo buttare via. È caduta giù dalle scale, non mi è successo niente. Questa è un'altra torcia semiconsumata e la possiamo buttare via. Questa è una torcia buona e la possiamo tenere nello zaino. Ok, diamo anche le altre torce a Zed. Stam porterà le casse fino a quando non troveremo dell'armatura abbastanza pesante anche per lui. Così, così. Come vedete è bello avere abbondanza di oggetti, ma con la gestione del carico è bene imparare a gestirseli. Bene. Facciamo fare un po' di torce magiche a Zed. Ok, una anche a Gothmog e lui si prepara un secondo me è in grado di farlo. Ven, dai su, ce la puoi fare. A memorizzarti questo simbolo. Va bene. Confido che appena iniziamo a esplorare il prossimo livello avrà la capacità di farlo. Salviamo. Salva. E signori, è stato un piacere. Ci vediamo alla prossima puntata. Vedrete come il secondo livello cambierà di stile rispetto al primo. Alla prossima.